Forlanair 2011, siamo qui con Gianluigi Pirrera di Paolonia Italia, società organizzatrice dell'evento, e che ci parla della seconda edizione del premio Innovazione per la meccanizzazione nel settore forestale e nella filiera foresta legno energia. Esattamente. Ecco, questa è la sesta edizione di Forlanair, ma dalla precedente edizione abbiamo pensato di premiare quelle aziende nel settore delle meccanizzazione agroforestale e nella sezione anche della valorizzazione energetica della biomassa, premiare quelle aziende che hanno scelto la via dell'innovazione tecnica. Specialmente in questi periodi di crisi, la strada dell'innovazione, del miglioramento delle condizioni lavorative, così come anche dell'efficienza energetica, può dare una mano e aiuta certamente a migliorare le condizioni di lavoro, a migliorare anche la sostenibilità economica, perché ricordiamo, parliamo di settori che sono a stretto contatto con l'ambiente, quindi anche l'efficienza in termini di emissioni, in termini di sostenibilità generale, sono degli aspetti ormai imprescindibili per le aziende per stare sul mercato in maniera insomma importante e forte. Forlanair crede insomma in questa strada e con questa seconda edizione del premio vuole stimolare le aziende mettendole in competizione, perché dalla competizione nasce anche il miglioramento, e dare anche un giusto riconoscimento a queste aziende. Ecco, l'affluenza a questa seconda edizione del premio? Sì, naturalmente è stata una buona affluenza. Noi abbiamo anche selezionato, in collaborazione con la Regione Piemonte, che è partner della manifestazione, una gamma di giurati assolutamente qualificati e riconosciuti anche nel settore tecnico, per poter dare insomma un giudizio autorevole a questi prodotti messi in competizione. Una buona affluenza, e naturalmente ci aspettiamo che col tempo migliori sempre di più. Grazie ancora, di nuovo.